Siamo in collegamento con l'economista Gianni Lepre, ben trovato come ogni lunedì. Salve a tutti, buona settimana. Allora, ci sono delle novità importanti, siamo ancora in tempo per pagare la seconda rata della rottamazione quater? È importante precisare che chi non ha pagato entro il 30 novembre la seconda rata può ancora farlo entro il 5 dicembre senza incorrere nel fatto che comunque pagando in ritardo o non pagando una rata, alla fine decade il beneficio per quanto riguarda la rottamazione quater. Ricordiamo che i benefici sono importanti perché fanno risparmiare sanzioni ed interessi. E questo è fondamentale. Altra scadenza si avvicina per i contribuenti, il pagamento dell'IMU. La scadenza per quanto riguarda l'IMU è fissata al 16 dicembre, si dovrà pagare l'altro 50% di quanto dovuto per le proprietà immobiliari ed agrarie del 50%. Ricordiamo ovviamente che è escluso dal pagamento la prima casa abitata, attenzione, che ha una sola casa, ma ce l'ha in fitta, in fitto deve comunque pagare l'IMU. È importante sapere che in effetti gli altri per la prima casa abitata non dovranno pagare l'IMU, però c'è un'eccezione, parliamo delle ville e delle case di lusso. Qualora non si pagasse l'IMU per tempo, quali sono le sanzioni in cui si incorrerebbe? C'è la possibilità di fare il ravvedimento operoso, la sanzione del 3,75% più interessi minimi dello 0,40% al mese, altrimenti poi arriva l'avviso bonario, 10% di sanzione con la possibilità di rateizzazione, come poi successivamente arriva la cartella esattoriale nel caso poi non si sia dato seguito all'avviso bonario ricevuto. La cartella esattoriale conterrà una sanzione del 30% più gli interessi, naturalmente anche la cartella esattoriale è rateizzabile. Presidente Lepre, c'è molta preoccupazione tra i consumatori del mercato libero dell'energia. Non ci sarà più la cosiddetta tutela. Cosa cambia nel concreto e cosa deve aspettarsi il consumatore? Quale sorpresa, tra virgolette, cioè viene loro riservata? Ma io credo che tutto sommato il consumatore, ecco, dovrà guardarsi attorno, dovrà essere sempre vigile sul proprio contratto e quindi stare attento se ci sono altre iniziative a lui più favorevoli, ma tutto sommato ovviamente la contrattazione libera crea concorrenza e quindi può essere favorevole al consumatore, attento, attenzione. Quindi il consumatore attento, quindi deve valutare, vagliare qual è la proposta Qual è migliore il per il contratto suo più tipo di consumo, favorevole, ovviamente? per il suo tipo di consumo naturalmente. Naturalmente deve vagliare un po' le situazioni in modo specifico, cercando di guardarsi attorno, del resto basta andare su internet e si troverà tutto sommato la soluzione al consumatore, specificamente come devo dire, il contratto più favorevole. Dal 1 gennaio le pensioni saranno più ricche per i pensionati? Sì, ci sarà un adeguamento del 5,4% che è un adeguamento pari all'inflazione per quanto riguarda il 2023, riguarderà in modo specifico le pensioni fino a 2.200 euro al mese. Per quanto riguarda l'inflazione, i dati sono più confortanti. Forse nel 2024 ci potrebbe essere una svolta positiva anche per i tassi di interesse? Noi dobbiamo dire che già nell'ultimo trimestre la BCE non ha provveduto
ad aumentare i tassi, lo aveva fatto per 10 trimestri di seguito. L'inflazione sta effettivamente scendendo. Il prossimo provvedimento, che speriamo non ci sarà, nel senso che non aumenterà ancora i tassi, ci sarà il 14 dicembre prossimo. Si spera addirittura che per i trimestri successivi i tassi possano, ecco, iniziare a scendere, quindi avranno una inversione favorevole a tutti quanti noi. E ce lo auguriamo di cuore. Prima di salutarci, le chiedo, Napoli è stata capitale dell'UNESCO per 3 giorni, capitale della cultura, 3 giorni dove sono venuti a Napoli i più grandi esperti dell'UNESCO, 194 paesi, quanto la cultura può e deve produrre economia? Ma noi lo diciamo sempre, del resto l'ho sentito ribadire dal ministro e dagli esperti. Pochi giorni fa si è tenuto un convegno all'Hotel Romeo a Napoli, indetto dal riformista, la cui direzione mi pare sia di Matteo Renzi. Ecco, finalmente tutti quanti si stanno convincendo che con la cultura si mangia. Ovviamente noi in questi 3 giorni Napoli ha rappresentato il meglio di sé al mondo. Tutto questo significa nuovo turismo, nuova economia. Ecco, io posso dire che durante la serata di gala tenutasi qualche giorno fa, la cena di gala, dopo la cena il ministro ha accompagnato tanti rappresentanti dell'UNESCO in giro per i musei, al MAN, a Donna Regina, dove si è svolto la cena di gala, a Palazzo Sirignano e ad altri palazzi. Ebbene, posso dire che queste persone veramente sono rimaste a bocca aperta, e quindi tutto sommato tutto questo è favorevole a Napoli città. In questi 3 giorni, dal mio punto di vista, abbiamo acquisito tanti punti e sicuramente arriveranno tanti turisti, ed ecco che ovviamente con la cultura si mangia anche. Allora, noi la salutiamo, la ringraziamo, ci diamo appuntamento a lunedì prossimo. Buon lavoro e buona settimana. Grazie, alla prossima.